Sei pronto ad aprire il cofano? Giustula moltissimi tutorial! E per i ricambi la scelta giusta è l'app Mister Auto. Pratica, veloce e più conveniente del sito. Il catalizzatore del kit Easy to Fit Faurecia, usato in questo video, lo trovi nel link nella descrizione. Spegni l'auto. Tira il freno a mano. Tira la leva di apertura del cofano e aprilo. Scollega la batteria. Per cambiare l'impianto di scarico, dovrai sollevare la parte anteriore dell'auto. Solleva la parte anteriore dell'auto e appoggiala sui cavalletti. Ti consigliamo comunque, prima di iniziare, di guardare prima il tutorial Sollevare l'auto in sicurezza. Il catalizzatore si trova alla fine dell'impianto di scarico, subito dietro al motore. Per accedere al catalizzatore devi spingere indietro l'impianto di scarico. Per farlo ti consigliamo la nostra videoguida Cambiare l'impianto di scarico sulla Golf 5, dove troverai tutte le spiegazioni necessarie. Per prima cosa, rimuovi il paracarter, in modo da poter accedere ai vari componenti. Adesso puoi vedere il catalizzatore e l'anello che lo fissa sul turbocompressore. Usa una chiave a brugola da 5 per svitare la vite dell'anello. Libera la vite, poi usa un cacciavite per aprire l'anello e liberare il catalizzatore. Adesso puoi rimuovere l'anello. Usa una chiave a bussola con inserto da 13 per svitare la placca dei silent block che sostengono il catalizzatore. Adesso il catalizzatore è libero e puoi rimuoverlo. Puoi sostenerci, clicca mi piace sul video e iscriviti al canale. Il catalizzatore Easy to Fit di Faurecia viene venduto compreso di tutti gli accessori necessari per montarlo, perfettamente adatti al motore e all'impianto. Non devi quindi preoccuparti di non avere tutto il necessario, né di bloccarti a metà dell'operazione per problemi di compatibilità. Prendi la placca dei Silent Block fornita con il kit e ungi i Silent Block. Poi avvita la placca sul suo alloggio usando una chiave a bussola con inserto da 13. Finisci di stringere usando una chiave dinamometrica. Prendi il catalizzatore e il tubo fornito con il kit. Prendi il manicotto di serraggio, che serve per fissare tra loro i due elementi che hai appena preparato. Entrambi hanno un segno blu sul lato. Poi devi far coincidere i tratti blu dei tubi e far scivolare il manicotto in modo che il suo centro coincida con il punto di giunzione dei due tubi. Quando il manicotto è ben posizionato, usa una chiave inglese da 13 per stringere i due dadi che lo fissano. In tal modo, il tutto sarà sigillato ermeticamente. Finisci di stringere usando una chiave dinamometrica. Prendi il giunto metallico fornito assieme al kit e montalo sull'entrata del catalizzatore. Il giunto è convesso, montalo con la parte sporgente contro il catalizzatore. Adesso prendi l'anello fornito assieme al kit e aprilo un po'. Prendi il nuovo catalizzatore e inseriscilo allo stesso modo in cui hai estratto quello vecchio. Infila le due barre nei Silent Block che hai installato in precedenza. Posiziona il catalizzatore di fronte al turbocompressore e spingilo leggermente contro quest'ultimo.
Poi metti l'anello sul punto di giunzione. Montare l'anello può essere difficile, devi avere pazienza. Quando l'anello è in posizione, stringilo con una chiave a brugola da 5. Hai appena finito di montare il nuovo catalizzatore. Rimonta lo scarico e riavvitalo. Finisci di stringere usando una chiave dinamometrica. Hai appena finito di montare il nuovo catalizzatore. Rimonta il paracarter e riavvitalo. Adesso puoi far scendere l'auto. Riconnetti la batteria. Su alcune auto può essere necessario indicare al computer di bordo che hai cambiato il catalizzatore. In tal modo ti assicuri che l'auto funzioni al meglio. Operazione conclusa. Se questo video ti è stato utile, like e iscriviti al canale.